Questa volta costruirò il triangolo equilatero a partire dal cerchio. Prendo un'apertura a piacere, attenzione di riuscire a tracciare il cerchio all'interno di questo riquadro e traccio il mio cerchio, ripeto, con apertura assolutamente a piacere. Prima di spostare il compasso, marcate bene il centro perché poi ci servirà. Lo chiamiamoci, anzi chiamiamolo O. Dobbiamo tracciare il diametro. Che cos'è il diametro? Il diametro è quel segmento passante per il centro e che interseca la circonferenza. Per questo vi ho fatto marcare accuratamente O. Ho individuato così due punti che chiamerò A e B. Riprendo il mio compasso con la stessissima apertura di prima, mi raccomando, ricontrollate che sia sempre quella, così va bene. Puntate in uno dei due estremi, A o B è uguale, e tracciate un semicerchio. Abbiamo individuato così altri due punti, C e D. B non ci servirà più a questo punto e noi possiamo unire A con C con D. Provate a misurare AC, CD e DA e se siete stati precisi noterete che sono tutti uguali.